È bello sognare ed è bello anche far sognare sin da piccoli, e per fare questo ci vogliono persone che hanno veramente passione, amore per i piccoli lettori da 0 a 6 anni e per la lettura. E noi abbiamo invitato due referenti del progetto Lettura Nati per Leggere, sono le referenti dell'Asse Montesilvano Cepagatti e ci parleranno di quello che loro effettivamente fanno sul territorio, anche se è difficile, non è che stiamo parlando di cose, come diceva Totò, di fiaschi che s'abboffano, sono cose difficili perché bisogna avere anche, sapere quello che si fa e sapere anche come coinvolge, ma loro ne sono veramente capaci, sono Alessandra Puca e Marianna Como. Grazie. Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, vorrei iniziare subito con spiegare cos'è il programma Certo, Nati per nati per Leggere. leggere, sì. Nati per Leggere che quest'anno compie 25 anni. È un progetto che è nato in America e poi si è divulgato un po' in tutta Europa. Come l'avete conosciuto voi? Come siete riusciti a conoscere il Allora, progetto? siamo state fortunate, tra virgolette, perché premesso che il progetto è sostenuto dall'Associazione culturale dei pediatri, quindi dai pediatri Ecco, stessi, prima di ecco. tutto, dal Centro per la Salute del Bambino e dall'Associazione Italiana Biblioteche. E sono questi tre enti importanti che hanno iniziato con la formazione dei primi volontari e degli operatori. Ti parlo, io ho fatto il corso nel 2003. E quindi poi si è partiti inizialmente nei reparti pediatrici dell'Ospedale Civile di Pescara. Voi cosa facevate in concreto Allora, per Nati per Leggere? Nati per Leggere, prima di tutto, è un progetto di sostegno alla genitorialità che usa il libro come strumento di relazione, perché il libro ha tanti vantaggi, soprattutto. Marianna, aiutami che io mi emoziono e dopo vado in. Ha tanti vantaggi il libro. Il primo qual è, Marianna? Il libro è profumato di carta, è un profumo che si è perso e racchiude tante idee, tanti pensieri che possono mettere in relazione il genitore e il bambino. E perciò molto spesso il libro viene considerato un ponte. Un ponte perché insieme si può scoprire una storia, un ponte perché unisce e rafforza la relazione tra genitore e bambino, e soprattutto quando il bambino è molto piccolo, la voce calma del genitore che legge una storia che magari gli piace. Riesce a calmare il bambino, a farlo concentrare di più, lo mette in una situazione di coccola, questa voce che coccola il bambino, è un'esperienza unica che poi rimane nella vita e noi fondamentalmente come volontarie siamo prima di tutto appassionate dei libri, appassionate del profumo della carta, appassionate della sensazione delle pagine che ti scivolano tra le dita, ed è questo che cerchiamo un po' di comunicare. Il libro poi, per un bambino piccolo è tutto questo, è un'esperienza sensoriale Voi forte. parlate bambini da 0 a 6 anni, Esatto. 0, 0, parlateci di 0. Zero comincia ancor prima nel pancione della mamma, perché il bambino comunque riesce ad ascoltare, sente il suono della voce. E il CSB, che comunque fa ricercazione, si è accorto, hanno fatto degli esperimenti, delle prove, e il bambino riconosce anche la voce del papà una volta che è nato, quando il papà parla vicino al pancione, e quindi già in quella. Entrambi quindi dovrebbero Sì, leggere e far dovrebbero, sentire ma la anche le voce. filastrocche, leggere le filastrocche o le canzoncine. E quindi è stato scientificamente provato che c'è una reazione nel bambino una volta nato quando ascolta, sente la voce del papà,
piuttosto che della mamma, che vabbè, quella è la prima voce che sente. Voi vi rivolgete ai bambini o ai genitori? Ai genitori. Ai genitori. Ai genitori, perché per supportarli in quello che è il loro cammino, per creare la relazione con il bambino, e il libro è lo strumento. Questi centri importanti, soprattutto il CSB, ci sono delle evidenze scientifiche, nel senso anche nei primi 100 giorni di vita del bambino sono quelli fondamentali in cui i neuroni si attivano, esatto. E quindi tutto quello che riesce ad assorbire in questi 100 giorni gli rimane per il resto della vita. Cioè dalla nascita... Per cento, sì. primi 100 giorni. Oh mamma mia! Sì. E noi cerchiamo di suggerire anche proprio delle buone pratiche da attuare giornalmente, quotidianamente. Tenere in braccio il bambino e quindi farlo sentire sicuro, fargli sentire il calore del petto della mamma o del papà o dell'adulto di riferimento, e allo stesso tempo leggere. Quindi mentre il bambino è in braccio si legge, e se il bambino è molto piccolo ascolterà, e c'è una posizione che è quella raffigurata nel logo di Nati per Leggere, il bambino quindi in braccio all'adulto, e questo abbraccio si completa nel libro. Magari quando quindi è piccolo il bambino starà solo ad ascoltare la voce, che è una voce che attraverso i libri di qualità è guidata in filastrocche, in cantilene, che sono molto riconoscibili, che sono molto musicali e aiutano il bambino a, per esempio, anche nella lallazione. Lallazione? Sì, i primi il bambino che parla, insomma. Sì. Ma voi vi siete accorti subito delle reazioni di questi piccini? Che mentre uno legge, canta, dice la filastrocca, il piccino reagisce. In realtà sì, io non posso mai dimenticare una delle prime volte che Alessandra mi aveva invitato come volontaria a leggere i piccoli, e c'era una mamma molto spaventata perché il suo bambino era particolarmente vivace, diciamo così. E invece il bambino si è lasciato affascinare dalla lettura, e secondo me è proprio, non lo so, una passione che passa dal volontario al genitore attraverso il libro, e che il bambino coglie, perché quando un adulto è appassionato e si sente sicuro, e questa sicurezza il bambino la coglie attraverso la voce, attraverso i gesti, attraverso tante piccole cose. E il bambino ne giova lui stesso in sicurezza, in maggiore padronanza delle proprie emozioni. Ecco, ma Alessandra, tu che hai detto che nel 2003 e poi subito dopo hai cominciato a fare la volontaria, no? Sì, dopo il corso. Perché comunque c'è una formazione, cioè non è che si legge basta. Certo. Cioè c'è proprio... ci vengono insegnate, ci vengono... C'è un sistema che tu devi imparare. Sì. Ma ti è capitato di vedere oggi dei ragazzi, delle ragazze che hanno avuto la fortuna di essere i primi magari di questo progetto lettura, essere coinvolti sin da piccini? Assolutamente sì. E cosa hai notato? Hai notato qualcosa, non so... L'entusiasmo. Ecco. L'entusiasmo quando portano i propri bambini agli incontri di lettura. E a Cepagatti, quindi torniamo al nostro presidio, e c'è il vice sindaco che è molto giovane, che ha avuto la fortuna di avere il pediatra di riferimento che è il dottor Mimmo Cappellucci, e che ha avuto un riconoscimento un paio d'anni fa, proprio ha avuto il premio Nati per Leggere per la dedizione al programma, e lei è la prima che ci sostiene. E quindi ci hanno messo a disposizione un casotto che era dismesso, e grazie anche alle volontarie e al comune l'abbiamo ridipinto, rimesso su, ha un piccolo parco con giardino davanti, ha compiuto 2 anni quest'anno ed è in continua crescita. Che significa? Che i bambini non solo vengono, ma vengono anche dai paesi limitrofi. E che cosa sta succedendo? Che le amministrazioni
hanno cominciato a drizzare le orecchie, dice, ma che succede lì a Vallemare? Dove si forma, di solito quando si forma un gruppettino di persone, le amministrazioni addrizzano sempre le orecchie, quindi siete state bravissime. Esatto, e quindi prossimamente ci sarà un nuovo corso di formazione per i volontari, in modo che alcuni comuni come Pianella, Alanno, Civitacquana, potranno creare i loro volontari nel comune, perché non dovranno poi doversi spostare, insomma, ogni volta. Poi chiaramente si fa rete, fra le altre cose noi abbiamo fatto anche un gemellaggio con Monte Odorisio e Cupello. Ah, bellissimo, bellissimo. Ed è stata un'esperienza fantastica di condivisione, perché quando poi le passioni passano e si condividono, chi partecipa con noi veramente, cioè, si allarga questo messaggio davvero importante, perché ci siamo resi conti che siamo anche il supporto per le famiglie. Noi lo vediamo, capito, lo tocchiamo con mano, perché bambini che hanno difficoltà adesso magari vengono, non sanno ancora leggere, si preparano il libro a casa con la mamma, e nel momento in cui vengono al presidio ci chiedono, posso leggere? E che cosa c'è di più bello, insomma? È una cosa bellissima, perché è un sogno anche questo presidio che avete sistemato in 2 anni. Insomma, sembra veramente un film, esatto. Un film bellissimo. Però il retroscena purtroppo è che bisogna coinvolgere più persone, perché ancora molte persone magari non sanno a chi possono rivolgersi. Se uno dice, oddio, io voglio fare Nati per Leggere, cioè, oppure voglio portare mio figlio, a chi devono rivolgersi? Allora, c'è una pagina Facebook che è Nati per Leggere Abruzzo, che comunque, dove si possono vedere tutte gli incontri che ci sono sul territorio. Ci sono in Abruzzo 167 presidi attivi. In Abruzzo? In Abruzzo? Ma che forza! Sì. Giulia, una cosa bellissima! Perché poi c'è anche quest'altro aspetto, che uno pensa ai piccolini, ma anche gli adulti, sono... sì. Forza, e anche quando riusciamo a coinvolgere tutta la famiglia, quindi non solo le mamme e i papà, ma anche le nonne e le zie, e dopo si vengono a affacciare, vengono a condividere questo momento speciale dell'ascolto. Perché a prescindere, insomma, dal libro per bambini, anche l'adulto ultimamente un po' pecca, no? Pecca ancora di più nel fatto che preferisce magari internet, preferisce il giochino PPP, purtroppo, che c'è sempre, no, sul telefonino, piuttosto che leggersi un libro. Però il libro è anche stare insieme, vero? Esatto. E questo ve lo dicono, ve lo riconoscono, che il libro è socialità. È un momento di qualità che tu dedichi al tuo bambino, è il momento in cui tu crei la relazione, lo ascolti, ed è questo che poi nel tempo te lo ritrovi, perché quando dicono che ma mio figlio non c'è comunicazione, allora la comunicazione si crea da quando sono piccolini, e allora quando crescono, che gli dai la possibilità di imparare parole nuove per potersi esprimere, è un regalo che tu gli fai. E quindi, guardate, io sono appassionata di questo progetto, e veramente toccare con mano, vedere. Abbiamo fatto un incontro con un'autrice premiata la settimana scorsa, che ha vinto il premio Nati per Leggere quest'anno, e vedere i nonni, i papà, le mamme, e sono venuti anche 2 assessori, è venuto anche il sindaco, il vice sindaco. Dove l'avete fatta? A Cepagatti. Cepagatti va forte, insomma. Che legge, sì. E infatti ti volevo suggerire di invitare prossimamente anche il vice sindaco, così ti certo, potrà certo. Raccontare ancora meglio sicuramente lo inviteremo, il vice sindaco di Cepagatti, così lo inviteremo a Bubutag oppure a Gattacicova, dove si parla un po' più di società e politica. Quindi tu mi dici quando è pronta a venire, eccetera, e noi siamo a disposizione per conoscere meglio questa realtà, perché insomma ha fatto davvero tanto, da quello che tu stai dicendo nel concreto, e si sono impegnati. Ma a Montesilvano com'è? Tu sei di Montesilvano? Sì, sono di Montesilvano. E
A Montesilvano il programma Nati per Leggere c'è da tanto tempo, con il gruppo che abbiamo creato con Alessandra e con le altre volontarie ci stiamo dal 2018. E in questo momento c'è in particolare la scuola Delfico, il circolo Delfico che ha aderito. Circolo quindi... Delfico, importante, a Montesilvano fa tante cose, infatti, sì, è vero. Infatti, veramente è una bella opportunità di entrare in contatto con tante, tantissime famiglie. Montesilvano è molto giovane, ha tante famiglie, mi stavi dicendo, sì, con sì, tanti bambini. Direi proprio di sì. E infatti noi incontriamo veramente tante famiglie. E abbiamo fatto già tanti incontri, poi dal 2018 purtroppo c'è stata la pandemia che forse vi ha bloccato un pochino, sicuramente un pochino, però stiamo ripartendo sempre più forti. Vi invito domani mattina, facciamo un incontro di lettura per i genitori con i bambini da 0 a 6 anni nel salone parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Apostolo che si trova lungo via Vestina, giusto? Allora, il salone parrocchiale si trova in via Giovanni Pascoli numero 1. Ecco, quindi se chi vuole venire viene alle 11, viene, così conosce meglio questo progetto, eppure se può dare una mano, essere volontario. Ma ci sono persone che avete notato, genitori che hanno difficoltà nella lettura, mascherano però, oppure ve lo dicono chiaramente, cioè proprio non... Oppure sono tutte persone abbastanza appassionate quelle che vengono? Allora, abbiamo incontrato un po' di tutto, devo dire. E quindi i genitori che vengono con maggiore speranza sono quelli che hanno i bambini più piccolini e quindi magari sono alle prime armi. Alle volte ci è capitato, non so se ti ricordi, la mamma dei gemelli quando stavamo a leggere alla biblioteca di Giampaolo. Sicuramente i genitori dei più piccolini sono molto più predisposti ovviamente a imparare a buttarsi diciamo nella mischia. Quando i bambini diventano un po' più grandi è sempre un po' più complicato, anche perché i bambini di oggi sono super impegnati, hanno tanti impegni, anche quelli che hanno 3-5 anni. Ah, 3-5 anni pure tanti impegni, sport, che fanno? Come no? Sport, musica, e sono tutte attività bellissime, fantastiche, però anche il libro è importante. E non hanno pochi momenti di gioco così libero? Diciamo che i bambini di oggi sono molto impegnati. A Cepagatti poi hanno trovato questo bel presidio che li accoglie sempre, anche con tanti laboratori che vengono organizzati. E speriamo che a Montesilvano potremo presto, coinvolgendo l'amministrazione pubblica, trovare un posto riconoscibile, che sia nostro, e dove possiamo offrire un bel supporto per le famiglie. E questa è veramente una bella richiesta, ma voi non fate solamente questo progetto, come stavamo dicendo prima, voi vi occupate anche dei libri stessi, insomma li create voi questi libri, che è la parte più bella e creativa della vostra attività. E Ti dipingo una storia, che cosa si tratta di Dipingo una storia, di cosa si occupa? Dipingo una storia è un progetto editoriale che stiamo portando avanti insieme a altre due attrici, di cui Marianna è la nostra illustratrice, e nasce soprattutto dall'osservazione dei bambini, del loro vissuto, di quello che fanno ogni giorno. E siamo a 12 pubblicazioni nel frattempo. 12? Sì. Wow. Ma c'è ancora Frog, la rana, quello della rana? Mi ricordo avete fatto un libro su... che c'era una rana? No, era un passo, un bruchino forse. Un bruchino forse, un bruchino. Bellissimo quel libro. Sì. Ma quanti ne sono questi libri? Cioè sono 12 o sono 12 per... Cioè allora, sono più copie. Siccome ci piace anche sperimentare, quindi abbiamo 12 storie, diciamo, esatto, proposti, perché il libro è anche un oggetto, no? Quindi può essere uno spillato, può essere un leporello, può essere un libro chiuso a chiocciola, un camishibai, il teatro di strada, che ultimamente è quello che va per la maggiore, perché giustamente quando hai un pubblico abbastanza ampio riesci a veicolare meglio la storia. E per noi è anche un divertimento, ecco, quindi vedere anche la reazione dei bambini, quindi
proporre storie. Ma solo fino a 6 anni vengono oppure anche più grandicelli? No, anche più grandicelli. Si intrufolano. Eh sì, perché poi ci sta il fratello, la sorella, il cugino, piuttosto che... Direi che ultimamente anche da 0 a 99. Sì, pure sì, gli adulti vengono attratti. Sì, perché fra le altre cose stiamo portando avanti degli incontri a un centro diurno per Alzheimer e demenza. E ci siamo rese conto, abbiamo iniziato qualche anno fa, e quanto è importante il libro. Il libro veicolato con passione, il libro che ti dà, che ti apre una finestra sul mondo, e soprattutto con queste persone delicate che hanno bisogno di essere richiamate in qualche modo perché si assentano. E siamo riuscite a trovare il canale. E ogni incontro, cioè, magari non si ricordano come ci chiamiamo, però quando ci vedono sanno che ci vogliono bene e sì, sono contente che... Ma pare una cosa buona, però non mi ricordo perché, insomma. Sì, 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 ed è stato e bellissimo. Vi accolgono. Ci accolgono, è stato bellissimo perché all'inizio erano sempre molto scettici. Sì? Dicevamo, questi che vogliono vendere. Esatto. E invece cerchiamo un tema ogni volta, soprattutto quello del mare, stando a Pescara, è quello che ha toccato le corde emozionali e sono venute fuori cose stupende. Quindi il libro va oltre, insomma. Assolutamente. Si può fare tanto con un libro. Può cambiare la vita un libro? Non è solo un oggetto anche pesante magari che riempie uno spazio. Ecco. Molti lo mettono per bella vista, esatto, per far vedere, dice così vedono lì. Esatto. Qual è il libro, una curiosità, il libro che ti ha colpito? Dei nostri? No, nella tua vita, nella che ti ha fatto scegliere. Allora, nella mia vita è Federico di Leo Lionni. Federico che parla di un topolino, che mentre tutti gli altri topolini si preoccupano di fare le provviste per l'inverno e lui sembra che sta a fare niente. Ogni volta gli chiedono, Federico, ma che fai? Non ci aiuti? Non lavori? E allora lui una volta raccoglie i colori, una volta raccoglie le sensazioni, e finché alla fine arriva l'inverno e quando sono finite anche le provviste, e gli altri topolini gli chiedono, Federico, ma le tue provviste? E lui dice, chiudete gli occhi, sentite il calore del sole, vedete i colori dell'estate, dell'autunno. E loro dicono, ma tu sei un poeta. E lui con semplicità dice, io non sono nessuno, semplicemente ognuno fa il suo lavoro. E si nutre di quello che può. Sì. È bella, una bellissima. C'è uno scambio, c'è quindi. Uno scambio, sì. No, perché il problema degli artisti, degli scrittori, dei poeti è sempre uno: quello della la pappa a tavola a pranzo, almeno a pranzo la cena si può saltare. Quello è il problema, vero Giulio? E invece, Marianna, il tuo libro, quello che ti ha fatto scattare l'amore, la passione per la carta. Un libro di Leo Lionni che si chiama Piccolo Blu, Piccolo Giallo e che racconta la storia di due amici. E mi ha colpito tantissimo il modo in cui è stato illustrato. È geniale, direi che è geniale. È semplicissimo, è praticamente astratto, eppure tutti i bambini riconoscono gli elementi fondamentali, riescono a capire... ad associare proprio la parte scritta all'illustrazione, pur essendo l'illustrazione è veramente essenziale, veramente molto molto sintetica. E quello proprio te lo ricordi, mi ha acceso, tu? Mi ha acceso quella luce che ancora non si spegne. Ecco, sono due belle favole. Giulio, il tuo libro, il libro che ti ha fatto sorgere, nascere l'amore per l'arte, la musica, ma soprattutto per i libri, perché so che anche tu sei un buon lettore. Ma guarda, io un libro in particolare non ce l'ho, io leggo di continuo, no? Purtroppo dobbiamo sempre combattere con il tempo, no? Quindi il tempo da dedicare poi alla lettura. Però ecco, io non ho un libro da piccino. Da piccino. Da piccino ero un grandissimo consumatore di fumetti, no? Fumetti, tipo il Tex Willer, lo Zagor, che poi piano piano
Io, all'epoca c'era il Corriere dei Ragazzi e il Corriere dei Piccoli, dove dentro c'erano anche degli articoli. E quindi quello già piano piano mi ha portato poi verso, verso la lettura. Ecco, ti devo dire che mi avevano regalato, quindi se proprio vogliamo vedere un libro di partenza, mi avevano regalato Il Milione, l'ho letto. E il mio è Marco Polo. Sì, sì. Quello ti ha... Mi avevano regalato quello e io piano piano ho cominciato a leggerlo. E poi la lettura è entrata in me. Ci sono stati dei momenti in cui avevo più tempo, che era un continuo, cioè finivo un libro, ne cominciavo un altro, ne leggevo due contemporaneamente, una con l'altra. Poi purtroppo, sai, i tempi, il lavoro, oggi ho piccoli ritagli, ma comunque sul mio comodino c'è sempre un libro. Ora c'è un libro di Cesare Pavese. Ah, ecco perché tu ami viaggiare, è stato questo Milione forse che ti ha spinto, ti ha incuriosito nel trovare piacere nel viaggiare, nello scoprire. E io vi ringrazio tantissimo che ci siete venuti a trovare, perché... Allora, volevo... ti interrompo un attimo, sì, brevemente, perché volevo aggiungere solo un'altra cosa, perché Nati per Leggere è tanta roba. E fra l'altro c'è un progetto che si chiama Mamma Lingua, che è rivolto alle famiglie straniere, per cui a Cepagatti abbiamo una valigia Mamma Lingua che consta in 67 pubblicazioni in 17 lingue diverse, e ogni sabato mattina quando noi facciamo l'incontro c'è anche una lettura dedicata appunto al programma Mamma Lingua, e quindi quando ci sono famiglie straniere, possono essere albanesi, rumene, piuttosto che insomma quelle che sono del territorio, vengono, ed è un modo per accoglierle e per integrarle. Sì, sì. Anche questo è un bellissimo progetto Mamma Lingua, e possono venire gli Acepagatti quindi per incontrarvi, sì, sempre in questo presidio. Anche Montesilvano, perché poi siamo un progetto locale. Montesilvano, quindi... dove c'è il quartier generale dei Nati per Leggere? Allora, domani ci vediamo nella parrocchia di San Giovanni Apostolo e poi stiamo al Delfico. Ecco. E poi aspettiamo che qualcosa succeda, qualcosa di bello. Ma speriamo di sì, qualcosa succederà. Vi ringrazio tanto, un bacione. Grazie. Alla prossima. Grazie. Tanto ci rivediamo presto. Ciao. Ciao. Ciao.